Oggi avrei il piacere di proporvi un confronto fra due Perseo. Uno, ve l'ho già mostrato, è il 42 mm di diametro, si chiama Subacquatiche 6875. Vetro zaffiro, ghiera in ceramica. Slit SV200, che è un clone del 28 dell'ETA 2824, in quanto essendo scaduti i diritti di brevetto, alcune fabbriche svizzere, come per esempio la Sellita, hanno potuto replicarlo, il movimento dell'ETA appunto 2824. E quest'altro Perseo, che invece ha un diametro di 40 mm, che ho acquistato, come potete vedere, nel 2013, il 24 gennaio del 2013. Con referenza 6306. Questo appunto invece monta il 2824 dell'ETA. Non credo, ma non ne sono sicuro, che abbia la lunetta in ceramica. Credo che abbia il vetro zaffiro. Ha un bellissimo, spero che si veda, quadrante blu notte. Il suo cinturino originale in acciaio, maglie piene, io invece ho provveduto a sostituirlo con quest'altro, purtroppo non marchiato Perseo, però molto, molto pratico, che lo rende, a mio parere, più facilmente indossabile. Volevo farvi vedere il fondello differente. Questo vedete che ha le caratteristiche attorno al fondello e il marchio, nome marchio della fabbrica. Questo ve lo ricordo, ha il suo bracciale originale. Ecco, vedete, c'è anche una differenza nella grandezza del bracciale. Credo che siano questo a sinistra un 22 e questo un 20. Questa è la scatola del Perseo più vecchio, che come vedete è fatta in maniera diversa rispetto all'ultima, e la scatola esterna è un semplice cartonato bianco.
mentre la scatola esterna del Subaquatic 6785 è sempre un cartonato, ma più curato e anche marchiato Perseo e le tre stelline che sono appunto il simbolo di questa marca italo-svizzera. Come vedete, le caratteristiche sono assolutamente simili. Entrambi dichiarano 200 metri di resistenza all'acqua, quindi 20 atmosfere. Le lancette sono sempre Mercedes. Entrambi fanno capire che sono degli omaggi al Submariner della Rolex. Gli indici in questo caso del subacquatico sono bianchi, mentre del Perseo più vecchio sono giallo-verdi. Le ciclope su entrambi gli orologi. La corona in entrambi i casi è loggata. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi fatto vedere qualche cosa di un po' particolare, soprattutto in confronto con un orologio più recente. Grazie e buona giornata.